Se sognate di vivere da sempre in un posto di mare con ritmi lenti, tranquilli, lontano dalle città e dal caos, non perdetevi questa intervista perché oggi parleremo di un posto molto particolare. Penso che sia uno tra i paesi più lontani dall'Italia e nonostante questo posto sia lontanissimo da qua, è un paradiso. Vanuatu è un arcipelago che si trova nel Sud Pacifico ed è composto da ben 83 isole e si trova a 3 ore di volo dall'Australia e poi d'intorno praticamente non c'è niente per molti chilometri. Però nonostante la sua lontananza ha delle caratteristiche molto positive, ve ne dico una, poi vi lascio all'intervista così poi ve la guardate tutta. Ragazzi, zero tasse. Quindi se sognate da sempre di andare a vivere in un posto dove non dovete pagare le tasse, questo è uno di quelli e non so quanti ce ne sono, non ce ne sono molti. Quindi questo è anche un paradiso fiscale. E poi in questa intervista, oltre alle numerose informazioni che vi daremo, vi metteremo a disposizione una piattaforma, quindi per voi che cercate lavoro all'estero, in cui potete cercare appunto posizioni lavorative nella zona del Sud Pacifico, comprese ovviamente le Vanuatu. Ed oggi intervisteremo Andrea, un ragazzo italiano che si è trasferito in Australia e ci ha vissuto per ben 10 anni, poi è andato alle Fiji, alle Samoa e alla fine si è trasferito a Vanuatu. E pensate un po' che da questo posto lui non ci verrebbe mai via. Si è innamorato di questo stile di vita semplice e rilassato. Quindi io non vi dico altro, vi lascio all'intervista e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao Andrea, come stai? Com'è oggi lì su quell'isola lì? Guarda che spettacolo! Ciao, tutto bene, spettacolo qua, è veramente una meraviglia. Ciao a tutti. Dove sei te di preciso? In questo momento mi trovo a Vanuatu, vicino a, non distante da Port Vila, che è la capitale, circa mezz'ora di macchina da Port Vila. Quindi sì, nel Sud Pacifico, nel mezzo della Melanesia. Ah, ok. Ma lì sono tante isole, come sono fatte il Vanuatu? Sì, Vanuatu è un arcipelago di 83 isole, si trova a est dell'Australia, circa 3 ore di volo da Sydney, non è così lontano dall'Australia, è lontano dall'Italia, quello sì, ma dall'Australia non è molto lontano, sono 3 ore di volo. Fa parte della Melanesia, quindi sì, è un paese dell'Oceania, insieme ad altri 14 paesi, costituisce il Sud Pacifico, diciamo, insieme a Polinesia e Micronesia. Ok, intanto ti volevo dare il benvenuto qui a Italian Globetrotters, è un piacere averti qui dall'altra parte del mondo praticamente. Grazie, siamo un po' in ritardo con l'audio, credo a causa della distanza, però sì. Sì, dai. Bene, allora io non starei più a perdere tempo perché ora vogliamo sapere come si vive lì, quindi prima di farti le domande più specifiche su appunto come si vive lì e quindi chiederti un po' tutto, presentati un po' e raccontaci un po' di te, chi sei e insomma da dove vieni e come mai sei andato a finire lì, perché insomma so che hai girato un po' tanti posti laggiù dall'altra parte del mondo, quindi spiegaci un po' tutto il tuo percorso. Sì, io come hai detto sono appassionato di viaggi. Ho girato quasi tutti i continenti, Sud America, Asia, Oceania adesso. E io mi chiamo Andrea, sono di Brendola, provincia di Vicenza, ho 37 anni e 10 anni fa sono partito per l'Australia per fare un'esperienza come tanti di un anno. L'idea era quella di fare 6 mesi, poi in Australia sono rimasto 10 anni, quindi mi sono veramente trovato bene. Lì ho iniziato come pizzaiolo e poi mi hanno chiesto di gestire il locale, quindi già dopo un anno mi sono trovato a essere il manager del locale. Sono rimasto lì per 4 anni, fino a quando ho aperto un mio ristorante a Sydney nel 2015, che ho tenuto per 5 anni fino al 2020. Piccola parentesi, che è stata quella che mi ha cambiato praticamente la vita. Ho comprato questo locale per poter fare il visto lavorativo che ti porta alla residenza in Australia. Quando stavo quasi per prendere la residenza, hanno cambiato le leggi sull'immigrazione e non bastava soltanto il lavoro, serviva anche un titolo di studio. Preso dal panico, non sapevo cosa fare, quindi mi sono iscritto a 2 anni di diploma come manager di hotel e ristoranti. L'avevo fatto un po'
arrabbiato un po' perché dovevo. Fatto questo, ho ricevuto il mio pezzo di carta che ho messo da parte, ho preso la residenza in Australia e nel 2020 ho deciso di vendere il locale. Una volta presa la residenza, ho deciso di vendere il ristorante e viaggiare. Ho venduto il locale e perfetto, è arrivato il Covid che ha chiuso le frontiere e quindi mi sono ritrovato bloccato in Australia con il lockdown e senza locale, quindi è veramente panico. Sono rimasto bloccato a Sydney per un anno e mezzo senza poter viaggiare e in quell'anno e mezzo lì, essendo a casa senza fare nulla, ho deciso di estendere il diploma di manager di hotel e ristoranti con una specializzazione in gestione di resort. Così, giusto per fare qualcosa, perché non sapevo cosa fare a casa. Ho fatto questo corso online e sono diventato manager di resort sulla carta. Una volta che hanno aperto le frontiere, il primo paese ad aprire sono state le isole Figi. Sono andato per vacanza, mi sono innamorato delle Figi e sono rimasto lì per 4 mesi. Ho girato un po' tutte le isole. Dopo questi 4 mesi rientro in Italia perché era da prima del Covid che non vedevo la mia famiglia. Quando sono rientrato in Italia mi sono reso conto che mi mancava il Sud Pacifico. Veramente mi mancavano le isole del Pacifico, una cosa incredibile, qua è un altro mondo. E ho deciso di innanzitutto tornare in Australia, dove lì ero residente, e da lì contattare tutti i resort possibili in questa parte del mondo. Il primo a rispondermi è stato alle Isole Samoa, dove mi hanno detto: sappiamo che tu non hai l'esperienza, però ti facciamo noi la formazione, se vuoi ti offriamo tutto, stipendio, vitto, alloggio. E io ho detto di sì subito. Quindi sono preso un volo per le Isole Samoa, dove ho fatto 5 mesi in un resort come dirigente del resort. E lì ho imparato molto. Da lì ho ricevuto altre offerte di lavoro, prima a Tonga e poi 4 resort mi hanno chiesto di andare a Vanuatu. E valutando tra stipendi minimi, un po' tutto, stile di vita, eccetera, mi sono informato e ho deciso di prendere il volo per Vanuatu. E quindi eccomi qui. Adesso sono a Vanuatu. Senti te che storia, eh? Come sei arrivato lì, quasi per gioco, Ho preso un giro lungo. eh? Questo è il giro Sì. lungo proprio, sì. Ma te oggi lì a Vanuatu che fai? Ti occupi sempre di resort così, cioè il tuo lavoro riguarda questo ora? Sì, grazie alla formazione che ho avuto alle Isole Samoa, ho fatto esperienza, quindi è pratica, mi è servito molto e adesso mi hanno messo a gestire un piccolo resort qui nell'isola principale vicino a Port Vila, non distante da Port Vila. Cavolo, però lì deve essere proprio un altro mondo lavorare lì, eh. E ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video, che per noi è molto importante e serve a YouTube per capire che questo contenuto è stato utile. Ma la situazione lavorativa lì com'è? Allora, la situazione lavorativa, lavoro ce n'è tanto, Ce n'è. perché hanno aperto dopo 2 anni di Covid e quindi il turismo non manca, la gente non vedeva l'ora di viaggiare, soprattutto dall'Australia, siamo pieni di turisti che arrivano ogni giorno, però è un altro mondo a livello lavorativo, perché a livello di dirigenza, come manager, cercano soprattutto persone che vengono dall'Australia, Nuova Zelanda o Europa, perché siamo più affidabili a livello lavorativo. Le persone del posto, a parte che non hanno la formazione, manca proprio di istruzione in questi paesi. Tutta l'Oceania, sono paesi del terzo mondo. Noi vediamo i resort di lusso, però fuori dal resort la gente vive nei villaggi, nelle capanne, non c'è assolutamente nulla. E queste persone del posto non hanno appunto l'educazione per arrivare a una posizione proprio di dirigente, di manager, e quindi cercano sempre lavoratori da fuori e il lavoro non manca. Quindi sì, se uno fa domanda, il lavoro lo trovo. Quindi diciamo l'unico modo per trovare lavoro lì è lavorare così nel turismo, a meno che uno non apra un'attività in proprio. Il turismo è la parte principale, quello veramente quasi il 50% del PIL deriva dal turismo, perché qua ovviamente la gente viene in vacanza. Ci sono varie aziende locali, sì, ci sono aziende, però le aziende locali, fabbriche, eccetera, assumono gente del posto, perché comunque sono lavori manuali e anche perché il livello base, la paga locale è veramente bassa. Qua si parla di circa 2 euro all'ora per quanto riguarda la paga minima di Vanuatu. E il costo della vita è assurdo, veramente costosissimo. Vanuatu è una tra le più care del Pacifico insieme alla Polinesia francese. La settimana scorsa ho visto una barretta di cioccolato da 200 grammi a 11 euro.
Quindi è una cosa veramente assurda. Le aziende locali assumono persone del posto per gli stipendi bassi, mentre per gli expat, quindi gli stranieri, la paga è molto, molto alta. Per avere un'idea di quanto si parla per uno che lavora lì, chiaramente dipenderà dalle mansioni, no? Però. Allora, sì, dipende dalle mansioni. In euro si parte sempre dai 1.600-1.700, che però è netto. Perché loro ti danno vitto, alloggio, macchina, telefono, tutto. Io non devo assolutamente preoccuparmi di nulla. Io ho il mio appartamento, ho 3 pasti al giorno, inclusi al ristorante. In Italia uno stipendio uno ci deve vivere, mentre qua 1.600-1.700 è tutto guadagnato, non devi preoccuparti di nulla. Loro pagano anche il visto lavorativo, che quello costa veramente tanto. Siamo sui 4.000 euro all'anno di visto lavorativo, che però paga l'azienda. Ti pagano il volo, andata e ritorno, perché il visto lavorativo è sempre temporaneo, quindi tecnicamente devi avere un volo di uscita dal paese. Il visto lavorativo è sempre rinnovabile, quindi questo non è un problema. Però sulla carta è un visto temporaneo, quindi uno dei requisiti è il volo andata e ritorno, che loro pagano tutto. Servono ovviamente vari documenti come certificato di fedina penale, serve esami medici, serve un po' tutto. Qualifiche, perché vogliono vedere anche che la persona sia qualificata, quindi diploma, che è quello che mi è servito, che pensavo non mi servisse mai, in realtà non si sa mai nella vita. Eh no, infatti. Ma il discorso, ecco, che parlavi appunto dei visti, cioè lì comunque un visto ci vuole sia per vivere che per lavorare, anche se uno aprisse un'attività in Allora, proprio ha bisogno di un visto per sì, vivere lì. assolutamente. Sì, per turismo ovviamente non serve, ti danno visto all'ingresso per, se non sbaglio, 90 giorni, mentre per qualsiasi altra attività, quindi aprire un business o lavorare come dipendente, serve il visto lavorativo. Sì, che l'azienda ti fa, praticamente devi solo inviare i tuoi documenti, l'azienda si preoccupa del visto. Il visto è un visto iniziale di 4 mesi. Poi, scaduti i 4 mesi, ti iniziano a fare il visto annuale, che è sempre rinnovabile. Quindi io adesso ho un visto che mi scade a fine luglio, devo rientrare in Australia perché lì ho la residenza e poi da lì mi fanno il visto di un anno. Quindi io passo 3 giorni in Australia e poi rientro e poi posso rimanere. Ok, però se uno per esempio, ti faccio un esempio, no? Siccome ora è una cosa che va anche, uno per esempio è un nomade digitale o comunque vuole comprare una casa lì per venire a vivere lì, lo può fare anche se diciamo non Sì. è un dipendente? Sì, allora ci sono i visti, il visto business, che è quello che ti permette di fare training al personale o di aprire un'attività, e poi c'è il visto investor, se non sbaglio, che se uno vuole comprare proprietà. E per quanto riguarda il nomade digitale, qua non c'è ancora, però a Tonga c'è. So che Tonga ha un visto per nomadi digitali e alcuni paesi dell'Oceania stanno aprendo a questi visti. Sì. Che io, tra l'altro, mi sto informando bene perché ho anche un'attività online. Sono rimasto 3 mesi in Colombia poco tempo fa e lì ho un visto di 2 anni, posso rientrare per i prossimi 2 anni come nomade digitale. Anche questo ha cominciato quasi per sbaglio. Io il lavoro che avevo trovato alle Samoa l'avevo trovato da un sito lavorativo del Sud Pacifico, che è un sito che pubblica tutti gli annunci lavorativi solo dell'Oceania. Si chiama South Pacific Employment. È un sito che esiste da quasi 20 anni, più di 20 anni, 22 anni. Quindi chi cerca lavoro in Oceania fa affidamento a questo sito. Quando ho finito l'esperienza lavorativa a Samoa, sono entrato in questo sito per vedere se c'erano altri resort che cercavano e c'era un messaggio con scritto: abbiamo messo in vendita il sito perché costa troppo mantenerlo. Quindi ho contattato i titolari e ho comprato questa attività online che adesso mi sta dando qualche soddisfazione perché comunque porto a casa 400-500 euro al mese lavorando mezz'ora al giorno, quindi non è poco. Quindi sì, se qualche italiano cerca lavoro nel Sud Pacifico, lì trova annunci di lavoro. Come si chiama, hai detto, il sito? South Pacific Employment. È un sito che gestisci te, questo? Sì, è tutto mio, gestisco io da solo, mezz'ora, 40 minuti al giorno. Praticamente le aziende pagano per pubblicare il lavoro e quindi lì si trova un po' tutto. Se tu cerchi il paese, selezioni, ci sono 20 paesi nel Sud Pacifico, è veramente un altro mondo. Sono 14 paesi indipendenti e altri 6 territori che fanno parte dell'Australia, Francia e Nuova Zelanda.
Bene, bene, questa è una cosa ganza. Per chi vuole cercare lavoro dall'altra parte del mondo, lì nel Sud Pacifico, è una buona opportunità questa, eh? Sì, è una buona opportunità perché può anche contattare me direttamente e quindi posso dare una mano se conosco qualcuno che cerca e aiutare a trasferirsi. Intanto ci sono, mi sembra, due persone dietro che stanno facendo surf, quindi tanta roba si vede in diretta. Sì, sono due. Senti, ti volevo chiedere, ma per aprire un'attività in Qua proprio lì, veramente. no? Se Sì. uno metti volesse venire lì e dice io ho qualcosa da investire, voglio aprire qualcosa lì, ma te lo consigli nel senso ci vuole anche un certo Allora, capitale oppure no? sì, allora, io mi ero informato per aprire un bar, ristorante e sono rimasto abbastanza sconvolto dai prezzi perché sono molto, molto cari, costa più comprare un locale qui che in Australia, quindi veramente è assurdo. Un piccolo caffè l'ho visto in vendita addirittura al triplo di quello che paghi a Sydney. E il guadagno non manca, quello sì, però sono molto difficili le gestioni perché in un'isola del Pacifico bisogna sempre lottare contro le forniture, quindi non arriva veramente nulla. Qualsiasi resort dove ho lavorato, Samoa, Fiji, Vanuatu, sono a corto di tutto, manca veramente le cose essenziali. Quindi non arriva ad esempio, per un mese qui a Vanuatu non arrivava carne, non c'era assolutamente nulla, perché arriva tutto dall'Australia e Nuova Zelanda con i container. C'era un annuncio ieri al supermercato che non c'è panna e latte fino a fine luglio, e quindi diventa veramente difficile gestire un'attività. Noi diamo per scontato che vai al supermercato, compri quello che ti serve, qua non è così, però ci si abitua. Eh sì, di sicuro uno si deve abituare lì, d'altronde spersi un po' lontano da tutto, è normale che sia così. Esatto, qua abbiamo container che arrivano dall'Australia ogni 2 o 3 settimane, però a volte ci sono degli intoppi, quindi a livello proprio di burocrazia in Australia, oppure anche di clima. Quindi se c'è un uragano, c'è un ciclone tropicale, la nave non parte, quindi diventa un problema. E qua i cicloni non mancano. Ah, ecco, ora poi ce lo dirai quando ti chiedo del clima, perché sono curioso, E ti volevo chiedere un'ultima cosa, sempre per quanto riguarda la parte lavorativa, della Sì. tassazione, perché lì, a quanto so, è un paradiso fiscale, no? Esatto, Vanuatu è un paradiso fiscale perché non c'è tassazione, sia per chi lavora dipendente che per le aziende. Per le aziende c'è solo quella che noi chiamiamo IVA, che qua è il VAT, è il 15%. Per quanto riguarda gli stipendi è tutto netto, è un paradiso fiscale. Proprio zero? Tassazione zero? Zero, zero, Poi, non c'è tassazione. tanta roba. E quindi sì, ci sono molte aziende estere che investono a Vanuatu, sia per quanto riguarda la tassazione, ma anche per quanto riguarda la stabilità politica, perché dall'80, se non sbaglio, Vanuatu è indipendente e quindi gode anche di una stabilità politica importante. È veramente stabile a livello economico, politico e quindi sì, no, conviene. Conviene. Poi ti volevo chiedere della qualità della vita, che un po' ci hai già detto del costo della vita, che comunque è alto, eccetera. Però ecco, ora ti voglio proprio chiedere nello specifico queste cose qua. Cioè, nel senso, hai detto te già della spesa, qualcosa, quanto può costare, se uno per di volesse vivere lì, a parte te hai detto che è tutto pagato, però se uno volesse vivere lì, gli affitti, se uno volesse comprare una casa, insomma, le bollette, queste cose qui, è tutto caro lì comunque, più che l'Italia? Sì, qua è tutto abbastanza caro, gli affitti non sono carissimi, però tutto il resto è caro. È caro il costo della vita, quindi chi ci vive, parlo di stranieri, sono stranieri che hanno un lavoro con una buona paga, quindi dirigenti d'azienda, manager. E quindi hanno uno stipendio veramente alto che gli permette di pagare tranquillamente l'affitto, bollette e qualsiasi tipo di spesa. Per quanto riguarda le persone locali, abitano tutti nei villaggi e quindi hanno costruito la loro capanna, perché veramente vivono villaggi con capanne, tipo baraccopoli, purtroppo, è un paese molto povero. Le persone del posto comunque sopravvivono. Io ho visto anche alle isole Fiji e Samoa, le persone vivono con quello che hanno, quindi non hanno bisogno di andare al supermercato, vanno per comprare le cose che non possono avere: sale, zucchero, olio, cose essenziali. È come da noi 70-80 anni fa, appena passata la guerra, la gente andava a comprare al negozio quello che non veniva fuori dai campi. Per il resto, sopravvivono con quello che hanno.
hanno pesce a volontà, quindi li vedi alla sera a pescare con le torce, vanno a piedi quando c'è la bassa marea e le reti e pescano, mentre per quanto riguarda gli stranieri, ovviamente stipendi altissimi, riescono a vivere bene. Il costo della vita qui non è altissimo perché è un buon stipendio. Riusciamo tranquillamente a uscire a cena, a uscire a bere qualcosa. L'unica cosa che manca, sì, è lo stile di vita europeo, che qui non c'è, quindi i locali ci sono pochi. Scelta di ristoranti inesistente, se conti che la capitale fa 45.000 persone, se non sbaglio, per essere una capitale è niente. Non è facile abituarsi, però. Comunque, come qualità di vita, cioè te che ci vivi già da un po' lì, che dici? Cioè, come la riassumeresti la qualità della vita lì? Si vive bene? Allora, a confronto, sì, a confronto di altri paesi del Pacifico, Vanuatu secondo me è il migliore finora che ho trovato. Questo secondo me anche perché fino agli anni 80 era gestito sia da Francia che da Inghilterra. Non so se ti sei un po' informato, Vanuatu era quello che chiamano condominio internazionale, cioè era gestito sia da Francia che da Inghilterra e quindi si vede proprio l'influenza europea. Quindi il livello è molto più alto qui che alle isole Figi, alle isole Samoa e in altri paesi del Pacifico dove è veramente ancora molto tradizionalista, molto indietro a livello proprio di qualità della vita. Qua è molto più europeo. Infatti, ecco, già ora che mi hai detto questa cosa, ti volevo chiedere, visto che te hai girato un po' diverse isole, se ci dicevi un po', diciamo, che differenze hai trovato fra le varie isole. Hai detto che Vanuatu, secondo te, è la meglio di Sì. tutte, fra tutte. Sì, è un buon mix tra la vita locale, le tradizioni della Melanesia e sono molto aperti al turismo perché hanno un'influenza francese e inglese, quindi sono molto più avanti, diciamo. Mentre per quanto riguarda le isole Figi, Figi è molto aperta al turismo, però se poi esci dai resort trovi villaggi di nativi che vivono ancora veramente come si viveva 100 anni fa. Per quanto riguarda Samoa, anche lì hanno meno turismo alle isole Samoa, soprattutto sono molto lontani. Samoa sono altre 3 ore, se non sbaglio, dalle isole Figi, quindi è piena Polinesia e lì si vede veramente la vita dell'isola proprio. È veramente uno spettacolo. Per chi cerca una vita semplice, il Pacifico è uno spettacolo. Se invece cerchi un po' più la vita europea, io non lo consiglio, è molto difficile adattarsi, molto difficile. Me lo immagino, anche perché non ci sarà tanto da fare, lì c'è poco. No, qua non c'è veramente nulla. Io qua la giornata libera la passo a fare snorkeling, un'immersione, faccio un'immersione ogni giorno, tanto per fare qualcosa. Mi siedo in spiaggia con una birretta e quattro amici, si beve, si chiacchiera, un falò ogni tanto, una chitarra, non c'è niente da fare. Però insomma, sono le cose semplici che alla fine, per quanto mi riguarda, sono le cose migliori. Poi sai, dipende anche uno in che fase della Esatto, vita è, io no? sì. Qua io infatti non vedo giovani che vengono in vacanza come vediamo in Europa, dai 18 in su che cominciano a girare per conoscere il mondo, far festa, i locali, qua non c'è quel tipo di vita, quindi io non lo consiglio per chi cerca proprio una vacanza da far festa, io non lo consiglio. Qua è veramente molto molto semplice, rilassante, vita notturna non ce n'è, assolutamente zero, i locali sono pochissimi, qualche discoteca c'è, però veramente sono... Io non lo chiamerei neanche discoteche, sono quattro mura con un po' di musica e non c'è nulla veramente. Alla gente lì del posto, fra di loro come socializzano? Com'è l'approccio fra di loro? Qua la gente del posto si ritrova dopo lavoro nei cosiddetti cava bar. Il cava è una bevanda locale. Loro qua non bevono birra o vino come beviamo noi, bevono questa bevanda che è un estratto di una radice e si ubriacano, tra virgolette, si ubriacano di cava, ha un effetto narcotizzante, è una droga Ah, ecco. e quindi bisogna stare attenti. E trovi questi cava bar che sono praticamente delle capanne, a ogni villaggio ce n'è uno dove vendono questi drink che la gente beve ogni sera. Perché non ha altro da fare, quindi si trova lì ogni sera, tutti attorno a un falò e bevono questa bevanda Che ti e non stordisce. hanno, sì, ti stordisce, si addormentano, li trovi addormentati per terra il mattino dopo e
Ma lì anche, diciamo, l'approccio che c'è tra uomo e donna è un po' come era anni fa, dove c'è il capofamiglia, l'uomo che conta di più, che lavora. Purtroppo qui siamo rimasti indietro. Devono ancora imparare molto e trattano la donna ancora come schiava. E la donna deve purtroppo stare zitta, deve fare quello che l'uomo le dice. Purtroppo io ti dico per esperienza personale, ho visto che vengono veramente maltrattate. Nei resort dove ho lavorato ho visto ad esempio una ragazza giovanissima, 20 anni, che è tornata al lavoro dopo 2 settimane, che era a casa con un occhio distrutto perché il marito l'ha presa a botte. E gli abbiamo chiesto se è normale e tutti quanti i dipendenti del resort mi hanno detto è normalissimo, la donna qua viene trattata in quella maniera lì e nessuno fa niente, è normalissimo. Senti, e loro come sono? I vanuatiani, come si dice? Sono vanuatiani loro, giusto? Questo non lo sapevo, probabilmente in italiano, e gli abitanti qua del posto si chiamano Ni Vanuatu, quindi Ni e Nei e trattino Vanuatu, il nome del paese. I Ni Vanuatu sono persone fantastiche. Ogni volta che vedono qualcuno, anche per strada, lo salutano, si fermano, danno una mano. È il paese finora del Pacifico dove mi sono trovato meglio e dove non ho mai avuto nessun tipo di problema. Sono persone onestissime. Ho visto anche, per dire, il tassista o un negozio, mi sono dimenticato il resto e mi hanno rincorso per darmi i soldi indietro. Quindi è veramente incredibile. Incredibile. Ma che differenze ci sono con noi, anche per dire, non so, nell'ambito lavorativo, come differenze di cultura? A livello di cultura è differenza enorme, nel senso che qua hanno veramente tradizioni impensabili per noi, veramente impensabili. Ad esempio, vivono all'interno dei villaggi dove c'è il capo tribù. C'è ancora il capo tribù. Il capo tribù non è solo una figura del villaggio, ma è una persona che conta veramente tanto, perché mi hanno detto addirittura la polizia arriva fino a un certo punto, poi se non ha il permesso del capo tribù non può fare nulla. Quindi Senti sono te. veramente potenti. Sì. Io mi ricordo che quando ero alle Figi, per entrare all'interno di un villaggio devi chiedere il permesso al capo tribù, quindi devi avere un appuntamento, sederti e devi spiegare il motivo per il quale tu vuoi entrare nel villaggio. Quindi sì, ho avuto il permesso, la benedizione, loro la chiamano la benedizione, da quel momento lì sei benvenuto e sei al sicuro all'interno del villaggio. Mi ricordo ancora, per farti un esempio di quanto siamo diversi, ho chiesto a un ragazzo, ma se io entro nel villaggio senza aver chiesto il permesso al capo tribù, cosa mi succede? E mi hanno detto, devi stare attento perché gli spiriti e i demoni ti perseguiteranno. Hai capito? Loro hanno ancora queste credenze che ho detto, vabbè, per noi è impensabile. Certo. Personalmente non ci credo, è veramente una cultura molto molto diversa. Credono ancora a questi spiriti, demoni, fantasmi, maledizioni, proprio come succede in alcune tribù dell'Africa, però sono sì veramente persone incredibili a livello umano. Danno una mano, tutti ci aiutano, sono veramente amichevoli, loro sono sempre contenti, nonostante abbiano veramente poco, loro sono felicissimi. Addirittura Vanuatu per qualche anno è stato il paese più felice al mondo, proprio per questo motivo. Anni fa Vanuatu era il paese più felice al mondo. Sono rilassati, contenti. A livello lavorativo è veramente difficile perché loro prendono il lavoro come qualcosa di poco serio. A volte stanno a casa o arrivano 2 o 3 ore dopo, spariscono per 3 o 4 giorni, poi rientrano e come niente fosse. Loro non si preoccupano di quello che può succedere al lavoro senza di loro. Dico, vabbè, io non ci vado, l'attività non è mia e a posto. Per quello anche le attività cercano persone con un background europeo per gestire proprio a livello dirigenza, perché non sono affidabili, non sono veramente affidabili. Sai, dipende anche, uno deve capire un po' anche da che contesto arrivano loro, cioè di sicuro lì non c'è tutta la vita frenetica che c'è qua, la concorrenza che c'è qua sul lavoro, lì Esatto. vengano da un ambiente diverso, un po' più rilassata, no? Non è come qua. Esatto. Qua è molto rilassato, quindi loro non hanno, esatto come detto tu, la concorrenza, non hanno la mentalità del business, e quindi se non fanno questo, va bene stesso, fanno Pazienza. domani, se non fanno oggi, fanno domani, fanno un altro giorno, va benissimo, che per noi è impensabile.
Per noi è impensabile, certo. È uno shock culturale grosso che te sicuramente avrai visto. Sì, questo è stato lo shock che mi ha fatto andare via dalle Figi dopo 4 mesi. Ho detto io qua non ce la posso fare, non resisto. Mi ricordo ancora un piccolo aneddoto, ero andato a prenotare biglietti per una nave cargo, avevo sentito che c'era questa nave cargo che andava dalle isole Figi a Samoa, 3 settimane di viaggio, però serviva a prenotare il biglietto. Quindi mi hanno detto dove si trovava l'azienda di questa nave cargo. Arrivo e trovo un foglio di carta sulla porta con scritto siamo chiusi. E io ho guardato l'orario, ho detto l'orario dice che siamo aperti, è aperto tutto il giorno. C'era un numero di telefono, quindi li chiamo e mi hanno detto abbiamo chiuso perché faceva troppo caldo, siamo andati a casa. E ho detto va bene, passo domani mattina, alle 8 siete aperti. Sì, ha detto apriamo di solito alle 8, però passa verso le 10, 11, prima forse non trovi nessuno. E quindi sì, mi ero trovato molto male perché anche a livello di trasporti, tu aspetti il bus, non ha orari, non ha fermate. Passa quando vuole, l'autista si ferma, va a comprare la roba, poi risale con i passeggeri a bordo e non ci sono regole, quindi è difficile, molto difficile da adattarsi. Per Una volta noi rientrato in Italia mi mancava questo stile di vita e adesso qua ho imparato a prendere tutto senza tanti traumi perché alla fine hanno ragione loro, nel senso che fretta c'è? ma lì lo straniero, l'italiano, insomma, lo straniero in generale, com'è visto da loro? Sono visti bene gli stranieri lì? Sì, gli stranieri sono visti molto bene, molto più qui che Figi e Samoa, ti dico la verità, perché secondo me hanno proprio questa influenza inglese e francese che hanno avuto fino a 40 anni fa e quindi sono molto molto più aperti mentalmente. Lo straniero è ben visto, viene trattato bene e anche lo straniero che vuole aprire un'attività, qua hai veramente l'aiuto anche delle persone del posto, perché hanno la mentalità aperta di dire lo straniero viene, apre un'attività e dà lavoro alla gente, mentre per quanto riguarda le Samoa e Fiji hanno la mentalità un po' più chiusa, quindi hanno l'idea che arriva lo straniero per togliere il lavoro a loro. In realtà non è così, perché lo straniero viene qui per aprire un resort e poi assume 50 persone del posto, quindi è un vantaggio per loro, sì. Eh sì, quello di sicuro è un vantaggio perché dà lavoro, no? Chi è più Da tradizionalista lavoro. magari dice questo viene qua, costruisce, apre resort, magari la può vedere in modo sbagliato, non so. Sai, sono punti di vista un po' Sì, particolari. molto particolare. Sì. Ma lì sono cattolici come religione? Allora, qua è un mix, c'è la religione cattolica, la predominante, e poi ci sono altre varie piccole religioni locali, sì, però la maggior parte sono cattolici. Non ho conosciuto nessun musulmano, ho chiesto, mi hanno detto che non ce ne sono. E senti, dicevi già prima che non è che si trova tanto lì, ma come cibo lì cosa si mangia? E si può trovare comunque la roba base o si trova tutto male? Qua si trova tutto, veramente. Io sono a pochi chilometri da Port Vila, che è la capitale, quindi qua arrivano tutti i container dall'Australia, arrivano prima a Port Vila. Non mi manca assolutamente nulla, trovo anche prodotti italianissimi, carne, formaggi, c'è di tutto. Per quanto riguarda cibo locale, loro hanno soprattutto frutta e verdura tropicali, quindi mango, papaya, caffè, vaniglia, cacao, ananas, cocco a volontà, tutta roba locale, prodotti del posto, mentre per quanto riguarda tutto il resto arriva tutto da fuori, però si trova tutto. Sì. E queste cose che dicevi che la roba a volte non arrivava è solo raramente che capita. No, succede spesso. Ah. Quasi ogni settimana il supermercato finisce qualche prodotto perché arrivano scorte limitate e la gente, ovviamente, soprattutto il resort, quando arriva un container, fanno un ordine enorme, soprattutto il resort di una certa capacità, ordinano tutto quello che arriva. Addirittura per un paio di settimane non c'erano lattine di Coca-Cola e Sprite. È una cosa che dura, non è che scade in una settimana, però se non arriva, non arriva. E quindi per molto tempo siamo rimasti senza Coca-Cola, siamo rimasti senza il succo all'ananas, che arriva tutto dall'Australia, quindi non ce n'era. Nonostante qui ananas c'è in seno a volontà, il succo ovviamente arriva tutto Da fuori, in bottiglie dall'Australia. Bisogna fare i conti con la mancanza proprio di scorte.
E ora che sto vedendo questo spettacolare tramonto, ti volevo chiedere appunto com'è il Vediamo se clima lì. riesco a farti vedere Guarda il là, che tramonto mentre ti faccio spettacolo. vedere. Qui ragazzi, in esclusiva per Il clima Italian qua adesso Globetrotter, guardate che tramonto che c'è, direttamente Vanuatu. dalle Vanuatu, Siamo veramente nel mezzo del Pacifico, non c'è nulla. E il clima, adesso siamo in pieno inverno, proprio pieno pieno inverno, di giorno 25 gradi, 26, quindi inverno per modo di dire. Io il bagno lo faccio 2 volte al giorno e siamo in pieno inverno e sono tutti i giorni in costume. Il clima è proprio tropicale. D'estate la temperatura sale moltissimo, si arriva a 32-35 gradi e l'umidità è veramente pazzesca. Il Tropico del Capricorno non è lontano e veramente si sente il clima tropicale caldo, umido, e a febbraio è la stagione dei cicloni. Ah, Quindi a ecco. febbraio aspettano ogni anno i cicloni tropicali. Quest'anno è arrivato tardi, è arrivato a marzo. Non succede ogni anno, di solito hanno piogge tropicali che sono veramente devastanti. E il ciclone tropicale passa non ogni anno, però ogni 2, 3, 4 anni. Mi hanno detto che non passava da 5 anni. Un ciclone tropicale probabilmente ha accumulato e ne sono passati due in meno di 24 ore. Sul più bello che un ciclone era andato via, è arrivato un altro giorno dopo, che ha praticamente finito quello che non aveva fatto il Boia, ha primo. fatto danni. Sì, molti, molti danni. Soprattutto l'agricoltura, e qua questo paese vive di agricoltura. I due cicloni hanno portato via tutti i raccolti, praticamente di un anno intero, è stato spazzato via. E al mercato principale di Port Vila non si trova assolutamente nulla. Hanno detto che bisogna aspettare qualche mese prima di rivedere un po' di frutta e verdura, non c'è nulla. È veramente difficile a livello proprio di ristorazione, perché abbiamo solo cocco e patate, non c'è altro. Ma lì cosa coltivano loro come verdure? Cioè, si trovano verdure come si trovano anche qua o no? Sì, abbiamo un po' di tutto perché è un clima abbastanza mite, quindi si riesce a coltivare un po' di tutto. A livello di erbe c'è veramente di tutto, c'è il basilico, rosmarino, menta, c'è di tutto come da noi. A livello di verdura sono più patate dolci, essendo clima tropicale, un po' come Sud America, quindi patate dolci, sweet potato, queste cose qua, taro, cassava, tuberi dolci. Si trova frutta tropicale, quindi ananas, cocco, mango, papaya. Poi coltivano molto il caffè, è molto buono il caffè di Vanuatu. Qua le aziende comprano solo caffè locale, non arriva nulla dall'estero perché non ha senso. Il caffè locale è buonissimo e comunque il caffè viene tutto dai paesi tropicali. Vaniglia, si coltiva, cosa c'è, il cacao, e sì, un po' di tutto. E come attenzione all'ambiente lì c'è raccolte differenziate, queste cose qui, oppure sono sempre indietro? Purtroppo no, No. stanno facendo qualcosa, nel senso hanno cominciato a togliere le buste di plastica dai supermercati, vendono le buste in tela, quindi hanno cominciato a fare qualcosa, ma c'è molto molto da lavorare, nel senso la raccolta differenziata non c'è, finisce tutto nello stesso compartimento. Qua purtroppo un problema che ho visto di tutte le isole del Pacifico è che non hanno centri di raccolta rifiuti, perché l'isola è troppo piccola. E quindi purtroppo vedi sempre dei, vediamo se adesso si vede, no, non c'è oggi, se qualcosa si vede in lontananza, c'è sempre dei fuochi accesi e bruciano tutto, purtroppo anche la plastica. Allora. È un danno ambientale veramente incredibile. Ogni giorno i villaggi non hanno centri di raccolta rifiuti, quindi tutto quello che raccolgono bruciano. E tutti invece i E rifiuti è che un... vengano fatti, tipo dai resort, così vengano portati via da altre Da parti? resort, sì, loro pagano l'azienda municipale di raccolta rifiuti, però i villaggi, quindi le baraccopoli, diciamo, non hanno nemmeno un indirizzo proprio, capito? E quindi tutto quello che producono bruciano, anche perché non hanno proprio l'educazione. Ecco, è Loro quello. credono che bruciando vada bene così, in realtà il danno ambientale è veramente incredibile. Ci credo, cavolo. Manca proprio la cultura lì di preservare l'ambiente. Senti, come sicurezza lì com'è? Come si vive? Si vive sicuro? È un paese sicuro lì? Allora, come sicurezza ti dico, tornando al discorso di prima di tutto il Sud Pacifico,
Vanuatu, secondo me, è il paese migliore a livello di sicurezza. Non mi sono mai sentito così sicuro come a Vanuatu, confronto di Samoa e Isole Fiji, dove là veramente non puoi neanche girare la sera, se non le strade che attraversano i villaggi devi stare attento. Qui invece non mi sono mai sentito minacciato. Livello sicurezza veramente alto, al massimo trovi qualche ubriacone, ma vabbè, succede anche da noi, non sono Sì. tutti innocui. Ti dico, guarda, i titolari del resort dove sto lavorando sono norvegesi. La Scandinavia è un altro livello per quanto riguarda sicurezza, benessere, stile di vita. Ho chiesto come mai hanno scelto Vanuatu e mi hanno detto che l'hanno scelto per il livello di sicurezza perché si sentono sicuri qui come in Norvegia, quindi veramente sicuro. Bene, bene, questa è tanta roba, eh. È una di quelle cose che secondo me fondamentali, cioè che ti fanno stare tranquillo. Sì, loro dalla Norvegia cercavano un paese che fosse sicuro, che parlasse inglese, quindi Vanuatu perfetto, clima tropicale, quindi perfetto, e anche a livello di sanità non è così, è indietro sì, ma non è così indietro come certi paesi dell'Africa o del Sud America, e comunque è a 3 ore di volo dall'Australia, quindi non è così isolato, se vogliamo. È un buon compromesso per chi cerca un buon stile di vita, quello sì. E invece la sanità, visto che ora ce ne parlavi. Sì, la sanità, diciamo, è molto, molto base. I medici non mancano, però mancano proprio le attrezzature. Gli ospedali non sono attrezzati, offrono servizi ospedalieri veramente base. Le persone del posto, per dire, qualsiasi roba c'hanno, prendono quello che qua è il Panadol, è tipo il Moment, un BVNC. E via. E quello è per qualsiasi dolore che hanno, che sia un dolore, mal di testa, o che sia una ferita, o che sia un mal di denti, si imbottiscono di Vivin-C e via, capito? Perché sanno che se comunque vanno all'ospedale non hanno le cure, sono molto, molto basilari. Chi ha bisogno di qualcosa di più specifico purtroppo deve andare in Australia. Per chi viene dall'estero c'è sempre la copertura medica, io ho un'assicurazione medica che copre il volo di rientro in Australia e questo è una cosa da considerare per chi vuole trasferirsi qui Eh sì. Quanto perché non è facile. costa un'assicurazione sanitaria per avere un po' tutto completo? L'assicurazione non costa tantissimo, siamo sui 500 euro all'anno. Ho un'assicurazione australiana, non è altissima e conviene pagarla perché alla fine sono 35-40 euro al mese e ti fanno star sicuro. Se succede qualcosa, rientro in Australia e sono a posto. Sì, uno deve sperare, insomma, che non sia niente di urgente, perché sennò magari potrebbe essere un problema. Eh sì, quello sì. Io adesso qua sono abbastanza fortunato che sono a 20 minuti, mezz'ora dalla capitale, ma Vanuatu sono 83 isole, quindi chi abita veramente in un'isola molto lontana dove non c'è nulla, diventa un problema, sì. Quindi te non lo consiglieresti a chi magari è un po' più delicato, non sta bene di salute o a chi è pensionato? Sì, esatto. Io lo consiglio a chi è giovane e chi non ha problemi di salute, chi è in ottima forma, va benissimo. Se uno comunque ha bisogno ogni tanto di fare la visita medica, non lo consiglio. No, assolutamente. Pensionati italiani io non lo consiglio perché siamo troppo lontani dall'Italia. Qua, pensionati arrivano tutti dall'Australia perché sono 3 ore di volo e quindi si sentono sicuri. Come per noi pensionati che vanno per dire in Portogallo, in Spagna, se hai bisogno di qualcosa sei a casa, in giornata sei a casa, mentre qui se sei italiano no, non lo consiglio. Devi comunque avere un'assicurazione sanitaria o la sanità lì è pubblica? Sì, è pubblica per chi è cittadino, quindi per chi ha la cittadinanza, il passaporto di Vanuatu è pubblica. C'è comunque l'ospedale privato che io consiglio, perché l'ospedale pubblico non è proprio il massimo, diciamo, e quindi sì, per noi che veniamo dall'estero è sempre meglio spendere quei 40 euro al mese per un'assicurazione e affidarsi all'ospedale privato, quindi cure più specializzate. Ok, senti, ora ti voglio chiedere se ci riassumi un po' quali sono i pro e i contro di vivere lì alle Vanuatu. Allora, i pro sono secondo me il clima tropicale, poi ovviamente c'è chi preferisce il freddo e qua non ci starebbe mai, quindi caldo tutto l'anno, vita tranquilla, rilassata, senza tanti problemi, vita semplice, quindi si apprezzano proprio le cose di tutti i giorni. Io qua vedo che
Ci sediamo attorno a un tavolo e si parla tutta la sera, cose che da noi ormai sono un po' perse. Il rapporto umano qui è molto molto forte perché non c'è distrazione, non c'è tecnologia, quindi secondo me i pro sono questi, che però diventano anche contro perché chi non è abituato diventa difficile, la connessione internet non è stabile, la lontananza da casa c'è, mancano i locali, mancano proprio la vita mondana se uno cerca festa. Pro contro, secondo me, sono gli stessi, dipende da cosa uno cerca. I contro sono appunto la lontananza, la vita molto semplice, bisogna adattarsi, non è facile. Contro, io direi anche, essendo un paese tropicale, bisogna anche stare molto attenti a cosa si mangia, cosa si beve e dove si mette piede, perché comunque entri nei villaggi e per dire a Vanuatu c'è ancora la malaria, quindi bisogna stare molto attenti, è un paese tropicale. Io direi pro, vita semplice, clima, cibo veramente di qualità perché pesce, frutta e verdura è una qualità incredibile. L'aria è pulitissima, non c'è inquinamento, non sento passare un aereo, non passa una nave, il traffico non ce n'è. Il rumore veramente non esiste, io sento solo il mare, veramente uno spettacolo, però diventa sì anche contro. Certo. Solitudine, monotonia, diventa un po' noioso, dopo un po' devi trovare l'equilibrio, non è facile. Eh sì, di sicuro, soprattutto per noi che siamo abituati qua, non deve essere facile, eh. Non deve essere facile, io mi sono spostato qui dopo 10 anni a Sydney, non ne potevo più della vita caotica della città, nonostante qua sia a volte noioso, sono rientrato a Sydney e mi mancava il Pacifico. Lo chiamano Pacifico per un motivo, è veramente, veramente pacifico, sì. Veramente pacifico. Ah, il contro, se ti interrompo, bisogna anche stare attenti per quanto riguarda fenomeni naturali. Qua è veramente pericoloso a livello di, siamo nella cintura di fuoco, quindi Ecco. terremoti sono normalissimi. Anche veramente forti, cicloni tropicali, vulcani. A Vanuatu ci sono dei vulcani attivi. Ti ho mandato la foto proprio ieri. Veramente vulcani che sempre in attività continua. Quindi scatenano terremoti, maremoti, tsunami. Il mese scorso, se ti ricordi, avevo mandato un messaggio: avevo avuto un piccolo tsunami, qualche danno. Quindi questi sono anche ovviamente i contro. Bisogna Eh sì, stare certo. attenti. Anche perché di lì Non uno è scappi, sicuro a no? livello climatico. No. Di qua non si scappa e bisogna stare molto attenti. Ma te lì sei felice nel mezzo del Pacifico, cioè ci rimarresti ancora un po' o pensi poi di Guarda, ritornare in qua? qua, questo resort dove sono adesso mi hanno detto: se vuoi stare qua, noi ti costruiamo il nostro bungalow. Io ho detto: non ci penso 2 volte, guarda, subito. E il giorno dopo hanno cominciato i lavori, hanno chiamato 4 persone qui del villaggio, stanno costruendo il mio bungalow. Io ho detto: qua ci rimango, tutta la vita. Sì, eh? Beh. Sì, sono felicissimo, felicissimo. Non ti manca, diciamo, Perché l'Italia, la vita di qua. in Italia ci torno ogni 2 o 3 anni per salutare famiglia, amici, mece, tutti. Però sì, è bello tornare a vedere gli amici, mangiare cibo locale, eccetera. Però secondo me l'equilibrio che si trova qui tra lavoro e relax è impagabile. Io ho tutte le mattine libere, quindi io mi alzo alle 8 del mattino. Bevo un caffè qui in spiaggia, faccio un'immersione, comincio a lavorare a mezzogiorno, alle 3-4 del pomeriggio un'altra immersione, rientro altre 4-5 ore e poi finisco. Essere veramente in spiaggia tutti i giorni per me è impagabile. Eh sì, penso proprio che sia una cosa sognata da tanti, poi c'è chi non gli piace, ma insomma. Esatto. Io avevo sempre l'idea, il sogno che hanno tutti di dire mi trasferisco in spiaggia tutto l'anno e non torno più. Ecco, io ci pensavo sempre e ho detto perché no, perché non provare? E sono ancora qui. Ho passato un anno e mezzo ormai nel Pacifico e non tornerei più. Noi comunque ti auguriamo il meglio perché di sicuro lì è una vita semplice, ma si sta molto rilassati e più tranquilli, eh. Molto, molto più rilassato. Sì. Ecco, mi sono spostato così ti mostro un po' il tramonto. Guarda là che spettacolo, boia. Allora, come ultima domanda, io ti volevo chiedere se c'è stato qualche momento duro per te da quando sei lì o se ogni tanto comunque anche te c'hai qualche momento duro ridato dalla lontananza, non lo so, o se proprio stai da Dio. Allora, il momento duro è stato l'inizio, quando sono arrivato alle Figi, lo shock veramente iniziale della cultura, del posto.
Quello è stato veramente, veramente scioccante, perché uno si immagina le isole Figi come un paradiso, mentre se poi entri nei villaggi, nelle città, sono paesi del terzo mondo, che non hanno veramente nulla. Le persone del posto non hanno nemmeno le scarpe quando camminano per strada. E quindi è stato veramente uno shock che non mi aspettavo. Però poi, una volta rientrato in Italia, come ti ho detto, mi mancava questo tipo di vita semplice e ho superato questo shock e adesso non sento veramente la lontananza. Quindi momenti difficili adesso no, perché mi alzo al mattino quando vedo il mare e la spiaggia o il tramonto adesso prima di andare a dormire, passa tutto. Ti dico la verità e chi mi conosce lo sa molto bene, ho avuto momenti duri in Italia. Quando, dopo essere stato tanti anni all'estero, il rientro in Italia è stato scioccante e questa è una cosa che ho condiviso con tutti gli italiani che hanno abitato per molti, molti anni all'estero, perché abbiamo visto un paese veramente in degrado, purtroppo, e quindi i momenti duri sono stati più in Italia che qui nel Pacifico. Qui mi trovo benissimo. Non ho passato momenti difficili, sto bene in questo tipo di ambiente, con questo clima, con questi paesaggi, probabilmente anche perché ho il lavoro, nel senso, se fossi qui dalla mattina alla sera senza fare nulla, uno ogni tanto ci pensa. Mentre sono occupato, lavoro 5 giorni a settimana e quindi ho i miei impegni, ho il giorno libero, esco a cena. E questa cosa che dicevi dell'Italia, vedi, anche noi ci rendiamo conto che vivendo qui in Italia, magari già 20 anni fa, quando si era giovani, o 30 anni fa, già è cambiata tantissimo. Ma vedi, uno che viene da fuori, che vive all'estero e poi rientra in Italia, secondo me sta cosa la percepisce ancora di più. Sì, perché voi la vedete gradualmente, giorno dopo giorno, quindi il cambiamento è molto lento per voi. Sì. Per noi il cambiamento lo vediamo ogni 3-4 anni e quindi vediamo la differenza. E negli ultimi anni criminalità alle stelle, sicurezza non c'è, infrastrutture, trasporti non funziona nulla. È veramente incredibile, è veramente scioccante per chi rientra dopo tanti anni. Sì, poi ora che te ci hai detto tutte queste cose, se uno deve fare un paragone anche col discorso della frenesia del lavoro, di quanto devi lavorare, di quanto devi guadagnare per vivere decentemente, perché devi veramente guadagnare tanto per il costo della vita che c'è ora per fare una vita decente. E il livello anche di stress diventa veramente alto rispetto a dove siete ora, insomma, che lì è tutto un altro mondo. Se tu sì, pensi che io adesso porto a casa come uno stipendio normale in Italia, 1.600-1.700, però non devo preoccuparmi di nulla, mentre in Italia con quei soldi devi pagare affitto, bollette e mangiare, non arrivi a fine mese. Eh no, non Quindi ti rimane considera che qua non ci sono tasse, quindi è tutto netto. niente. Quindi sì, no, per ora non c'è decisione, rimango. No. Poi comunque te c'hai sempre l'Australia lì vicino, sei sempre un cittadino Sì, 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 australiano, no? sì. Quindi. Esatto, quindi io rientro quando voglio e ogni tanto vado a salutare qualche amico. Se rientro, rientro in Australia, non in Italia, di sicuro. Di sicuro. Bene, allora, noi con le domande abbiamo finito. Se a qualcuno è venuta voglia di andare a Vanuatu o di vivere la vita in modo un po' più rilassato, di andare a lavorare lì, insomma, di avere più informazioni, innanzitutto vi suggerisco di seguire Andrea su Instagram, così potete avere più informazioni e se volete chiedere anche a lui Certo. direttamente, gli potete scrivere anche a lui, no? Ti si può far scrivere Sì, anche direttamente. certo, io rispondo sempre a tutti, quindi possono scrivermi quando vogliono, se poi gli dai anche, magari metti in descrizione il sito, Sì, trovano annunci se qualcuno vuole venire a lavorare, perché no? certo. Fra l'altro, il tuo sito non riguarda solo Vanuatu, riguarda un po' tutto il Sud No, Pacifico. tutto il Pacifico, addirittura alcuni paesi, territori che la gente non sa neanche l'esistenza, quindi sono 20, 21 paesi in tutto. Nel Boy. Pacifico, quindi veramente un altro mondo. No, certo, lasceremo i tuoi contatti, diciamo, social che hai e anche questo sito, perché uno magari se vuole venire a lavorare lì non sa neanche dove andare a cercare, invece avendo questo sito Esatto. può andare lì. Ridici un po' il nome così si ridice. Sì, southpacificemployment.com. Ecco, poi tanto lasceremo tutti i suoi contatti, se poi avete qualcosa da chiedere potete scriverci e noi vi risponderemo e cercheremo di aiutarvi se volete saperne di più o volete prendere in considerazione il fatto di andare a lavorare anche lì o andarci a vivere, non so, se vi piace andare a vivere su un'isola con un, diciamo, uno stile di vita rilassato, Un lì è tramonto. perfetto. Guarda là che tramonti, cioè, è uno spettacolo. Bene, Bello, ci porti questi tramonti qui in Italia, è una cosa bellissima. grazie a voi.
Mi ha fatto piacere. Ci ha fatto tanto piacere anche noi averti ospite qui con noi, a Italian Globetrotter, da un paese che magari per tanti è sconosciuto, non lo so, però così lontano di sicuro. Per molti, molti è sconosciuto. In tanti mi hanno detto dove si trova, addirittura qualcuno mi ha detto ma si trova in Africa, perché la bandiera ha comunque colori Sì, panafricani, è rosso, vero. giallo e verde, e il nero. Quindi sì, molti non pensavano che Vanuatu fosse un paese dell'oceano. Così abbiamo fatto conoscere anche un paese così particolare a tanti sconosciuti. Siamo contenti di questo, dai. Bene, mi fa piacere. Poi io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video con i nostri Italian Globetrotter da tutto il mondo, di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video con tutto questo tramonto e spettacolo che vi portiamo, insomma, è il minimo, no? Un bel like da Un minimo, Vanuatu. un È il minimo. minimo. Grazie. Grazie a te, è stato un piacere, stacci bene, un abbraccione dalla Ciao da Toscana, Vanuatu. dall'Italia. Ciao dal Pacifico. Ciao Andrea, un saluto dall'Italia, viva l'Italia e gli Ciao, italiani. ciao, ciao. Ciao.